candidato, dopo aver sentito tutta la nostra base, tutti i dirigenti, sicuramente sarà il miglior candidato possibile del nostro partito. Siamo disponibili al dialogo, ma qui ci vuole il polso duro, qui ci vogliono idee chiare, qui ci vuole qualcuno che innanzitutto prenda veramente a cuore le sorti di questa città. E guardate, non è la solita retorica. Quando insieme ad un gruppo di pazzi abbiamo preso la Lega di Matteo Salvini in Puglia, di sicuro non ci facevamo calcoli o tornaconto personale. La prima volta che è venuto Salvini a Foggia ci hanno accolto con le bombe Molotov i signori dei centri sociali. A proposito, ma c'è ancora il centro sociale a Foggia? Vabbè, magari un giorno di questi andiamo a fare una visitina. E di sicuro non lo facciamo per calcolo personale, perché ancora oggi non è semplice. Di oggi l'attacco a Salvini con la questione del razzismo, è la copertina di Famiglia Cristiana, è i poteri forti. La cosa bella è che abbiamo i cittadini dalla nostra parte, questa è la nostra forza. Se il centrodestra si renderà conto che è la Lega, il motore trainante, le idee della Lega, ben venga. Se poi Landella o chiunque altro voglia sposare le idee della Lega, è liberissimo di farlo, noi siamo contenti, ma con le proprie sigle di partito, perché la Lega oggi chiude le porte, va avanti con la sua squadra e non ha bisogno di nessuno. Vuole l'unità del centrodestra, perché la sinistra, che anche a Foggia delle clientele, è ancora un avversario politico da sconfiggere, però si può fare meglio, perché sinceramente non sono soddisfatto dell'operato dell'attuale amministrazione. Quindi lui dovrebbe farsi da parte per favorire la riunione del centrodestra. Io non metto il naso in casse che non sono mie, sono discorsi che farà Forza Italia. Quando Forza Italia comunicherà il nome del proprio candidato sindaco, la Lega comunicherà il nome del proprio candidato.